cosa offrirti. Caro Papa, che sei a San Pietro, restaci, non venire più a trovarci qui nella terra di leopardi, più che della Madonna Nera, non tornare, o meglio, non tornarci più a spese nostre, 3.970.000, non lo so manco leggere, 4 milioni di euro. Perché ha scelto di venire? E taci i costi? A tali costi? A tali costi? Per lui 40.000 giovani. Per lei 500.000, Maurizio. Ah, scusa. Allora, per lui ma che cambia? Per lui 500.000 giovani, chiamano i giovani. Per lei 300.000. No, sempre 500, sono sempre loro. Ma no, qui c'è scritto 3. Appunto, vedi, i numeri sono numeri. Diamo, allora, i numeri. Per lei 400.000 giovani si sono mossi. E l'hanno applaudita come una vera star. E lei? È vero. E lei da vera star. Lei da vera star è sceso giù dal monte nella sua Papa mobile. Bellissimo questo, nella sua Papa mobile, sorridente. Per lei una ragione? No, prima i volontari. Ah, prima i volontari ci vogliono sempre. 3.000. 3.000 volontari, pronti a lavorare. Lavoratori? Lavoratori? E poi la regione, non la ragione. Ah, lo stesso. La regione o la ragione sono la stessa identica cosa. Enti locali. Locali. Basta. Migliaia di uomini sotto il tuo pontificato, davanti ai tuoi occhi, sono vissuti in stabbi e porcili. Lo sapevi, peccare non significa fare il male, non fare il bene, questo significa peccare. Quanto bene tu potevi fare e non l'hai fatto, non c'è stato un peccatore più grande di te. Paolo Pasolini. Ecco Fabio, il Papa dialogherà direttamente con i ragazzi, ma anche loro potrebbero essere ascoltati. Secondo te che cosa si aspettano questi giovani? Sì, devo dire che i ragazzi sono preparati per questo appuntamento. Due domande alle quali Benedetto XVI risponderà, ma soprattutto sono ragazzi che credono qui di voler, come dire, iniziare un cammino. Dall'appuntamento di Verona dello scorso anno arriverà a Sydney nel luglio del 2008 e poi proseguirà anche nel 2009. 250.000 ragazzi, il Papa tirerà. Oh mio Dio, allora, Dio non c'entra. Sono ancora frastornato. Ma non leggi. Certo, deve fare. Devo fare come mi pare. No. Io leggo come mi pare. Rutelli, vabbè, ormai l'abbiamo detto. Rutelli è aria condizionata. Tralascio il resto. Il corteo, il pietoso corteo, vabbè.
È climatizzato, Rutelli climatizzato. Ah? A Montorso. A Montorso. Dare il benvenuto al Papa. Basta con Rutelli. Amore, fallo bene. Ecco, lo sto facendo benissimo. Sto parlando di Rutelli, non potrei farlo meglio. Andiamo a Dio, oh mio Dio, va bene se vado su questa colonna? Sì. Oh mio Dio, si sono rappresentati? Sì, sono rappresentanti. Sono rappresentanti i due stati. Di due stati, ah beh, ho capito, coso Ratzinger e Rutelli? Esatto. Bene, entrambi da Roma. Allora, Rutelli, non potevi andare a salutare il Papa a Roma? Vabbè. Ma ancora Rutelli, sto a dire, ma basta con Rutelli, non c'è nient'altro rispetto a Rutelli? Sì, basta Rutelli, non c'è nient'altro rispetto a Rutelli. Ho l'impressione. Porcini. Lo sapevi? Peccare non significa fare il male. Non fare il bene. Questo significa peccare. Quanto bene tu potevi fare e non l'hai fatto. Non c'è stato un peccatore più grande di te. Pierpaolo Pasolini.
ho l'impressione che la sua sia stata solo una dimostrazione di forza in una società dove a governare è non il beato numero pitagorico, ma è l'audience. Ovviamente il rifiuto rimasto a terra è impossibile adesso differenziarlo sul posto, quindi tutto il rifiuto abbiamo deciso invece di inviarlo in una discarica, quindi mandarlo via tal quale, va ad un impianto di selezione, logicamente nei limiti del possibile. Sì, hanno un sistema o a vibrazione o a soffiatura, in base al peso divide la plastica dalla carta e quant'altro. Adesso è l'impianto che si prende l'onere di fare la divisione che doveva essere fatta fino in fondo qua, ma invece è stata fatta nei limiti del possibile. Non c'è stato mai ragazzi hanno addosso. Lì dentro ci sono tutti quanti i materiali che possono essere riutilizzati, ci sono materiali biodegradabili, ci sono anche delle invenzioni incredibili, pensate, c'è un caricacellulare che viene fatto a mano vera, questo per dire che spesso è ritorno al passato, è un salto nel futuro. Comunque ecco, se questi le avessero portati ai contenitori, a noi avrebbero fatto un piacere immenso, però già aver raccolto lì, poi dopo farlo successivamente. Comunque un risultato c'è stato, però ripeto, i contenitori del loro lavoro l'hanno fatto pesantemente. Senta una cosa, il settore giallo, ieri sera siamo passati là. Però la porta è chiusa adesso. Allora? Sì, la porta Nazareth dove entra. E dove sta la porta? 100 metri, 200, lì. Ah. Guardi, guardi, guardi. C'ho la piantina in telemano. Lei adesso sta qui. Ecco, noi andiamo. Va più avanti, porta Nazareth, entra. Entriamo. E a posto. Dopo andiamo sul giallo? Dove vuole va? No, sul settore giallo. B, sul settore A, non lo so. Il giallo che settore A, non lo sa? Ah, il giallo adesso glielo dico. Ma ci passa qui, non potremmo camminare, io pensavo. No, non posso, non posso. Il giallo è il settore A. Ah, il settore A. Il settore A, qua.
entrate già e venite qui. E questo qui. Qua. Qui dietro è casa. Il palco qual è? Qual è il palco? Il palco è questo. È questo, quindi il settore A noi ce l'abbiamo a destra. Dietro le case, dietro queste case è qui. Se va giù dopo lì, però c'è la. C'è signora, c'è 300.000 persone, se va giù, boh. 500. Ai ciechi la vista, agli oppressi la liberazione. Povero, cieco, oppresso, prigioniero. Adamo è diventato così, per questo Dio si fa Adamo, perché la storia non generi più uomini così. Perché ogni uomo diventi libero, luminoso, veggente, pienamente vivo. Tutto sembra concentrato nel grande centro di potere economico e politico. Le grandi burocrazie dominano e chi si trova nella periferia realmente sembra essere escluso da questa vita.